La settima arte così viene definita una delle invenzioni più innovative della storia. Ogni film nasconde delle curiosità, degli aneddoti. Un tempo i trailer cinematografici venivano proiettati alla fine del film e non all'inizio come succede oggi. Non è infatti un caso che la parola trailer derivi da una parola inglese che letteralmente significa rimorchio ed è per questo che venivano proiettati alla fine del film. Fin dagli inizi della storia del cinema i gestori delle sale si resero conto di quanto fosse importante la promozione dei film e infatti nel 1898 il primo fu Georges Méliès a Parigi, mentre negli Stati Uniti era il 1916 con The Quest of Life. Fino agli inizi degli anni 50 lo stile per i trailer era tutto uguale per ogni film. C'erano le scene salienti con una voce fuori campo che spiegava qualcosina sul film e normalmente dei primi piani degli attori principali con il nome dell'attore in sovraimpressione. Per terminare quasi inevitabilmente con il prossimamente, ed è per questo che prima dell'arrivo della parola trailer vengono chiamati o provino o prossimamente. Tale pratica però non è durata a lungo perché gli spettatori appena finito il film uscivano dalla sala e spesso non vedevano i trailer, quindi è una pratica non molto efficace in alcuni casi. È un piccolo cinefact che mi piaceva condividere con voi.